Due uomini appaiono nella scena all'inizio del film. Uno di questi è Jack, mentre l'altro nome è Virgilio. Virgilio viene visto come un essere spirituale e stava portando Jack all'inferno. Mentre si muove, interroga Jack degli omicidi seriali commessi nella sua vita. Jack lo informa del suo primo omicidio, dove si vede che stava guidando un'auto. Lungo la strada si vede una signora che gli chiede di fermare la sua macchina e gli chiede aiuto, perché ha un pneumatico forato. Anche il crick della sua macchina era diventato fuori uso, così lei gli chiede un passaggio. Ma Jack rifiuta di aiutarla. Ma la signora supplica Jack, e lui accetta la sua richiesta, così sale nell'auto di Jack. Jack le dice che la lascerà in qualsiasi officina di riparazioni auto. E la signora comincia a parlare con lui durante il tragitto. Fa una battuta con lui dicendo: «Sembri un serial killer. Questo fa sentire Jack così male». E lascia la signora in un'officina di riparazioni auto. Il meccanico le dà un crick dopo averlo riparato. Dopodiché, Jack va di nuovo a lasciare la signora nella sua macchina. Jack aiuta la signora, ma il crick dell'auto si rompe di nuovo in questo momento. Jack si arrabbia per questo. Ma la signora dice a Jack che non c'è nessuno che l'aiuti su questa strada abbandonata. E Jack accetta di riportarla in officina. Ora quella signora gli dice lungo la strada: «Non sembri un serial killer da nessun punto di vista. Stavo solo scherzando con te. Sei una persona buona». Jack va su tutte le furie, sentendo il nome del serial killer. Ferma l'auto e colpisce il crick posizionato in macchina in testa alla signora. A causa di ciò, lei muore all'istante. Dopo questo, Jack porta il cadavere della signora a casa sua e lo conserva nel congelatore industriale e poi nasconde l'auto della signora da qualche altra parte e getta in acqua le chiavi della sua macchina. Più tardi, rivela il suo secondo incontro. Jack stava inseguendo una signora mentre guidava la sua macchina, per poi viene a casa sua mentre lei entra. Cerca di aprire la porta di casa sua, ma era chiuso a chiave, così suona il campanello. Quella signora indaga su Jack. «Chi sei?» Jack le dice che è un agente di polizia e si è avvicinato per avere dei dettagli. Quando Jack cerca di entrare nella casa della signora, allora lei gli chiede di mostrare il suo distintivo. Dopo questo, Jack trova una nuova scusa. Intravede la foto di suo marito all'interno della casa e realizza che suo marito non c'è più. Poi le disse che viene da una compagnia di assicurazione. Le dice che è venuto per darle una certa somma di denaro e che all'inizio si era presentato come un agente di polizia perché all'inizio sono addestrati come tali. La signora aveva bisogno di soldi, così gli chiede di entrare. Gli chiede se vuole tè o caffè, ma Jack non dice niente. La signora era tutta sola in quella casa e aveva anche paura di Jack. E Jack attacca la signora lì, appena ha una possibilità. La soffoca a morte e le pugnala anche il cuore con un coltello. Dopo questo, fa sedere il cadavere della signora su una sedia e le scatta una foto. Mette il suo cadavere nel bagagliaio della sua auto mentre lo solleva. Più tardi, Jack pulisce tutte le macchie di sangue e torna a casa sua come se niente fosse successo. La polizia sta pattugliando quella zona e Jack dice all'agente di polizia che è l'amico della signora e la sta aspettando stando fuori da molte ore, ma lei non apre la porta. Poi, un agente di polizia controlla a casa della signora, ma non ha prove. Dopodiché, l'agente di polizia chiede a Jack di allontanarsi e Jack si allontana in fretta. Il cadavere della signora era legato nell'auto di Jack e lungo il percorso lasciò strisce di sangue e l'intera strada era macchiata di sangue. Jack lo scopre dopo aver raggiunto casa sua e va nel panico. Non capiva cosa avrebbe dovuto fare. Comincia a piovere all'improvviso e tutte le macchie di sangue vengono ripulite dalla strada. Nota il cadavere della signora, che era stato gravemente consumato, e lo conserva nel congelatore. Jack attaccava la foto di ogni vittima sul muro della sua stanza. La scena si sposta nel passato e viene mostrata l'infanzia di Jack, dove stava tagliando gli artigli delle anatre e si stava divertendo molto mentre lo faceva. Ciò significa che si divertiva a torturare, già dalla sua infanzia. Aveva anche commesso molti omicidi, oltre a questi. Una volta, Jack era diventato così furioso con la sua amica che l'ha strozzata a morte e conservato il suo cadavere nel congelatore. Allo stesso modo, Jack sta guidando da qualche parte di notte. Un uomo arriva per la sua strada e lo uccide mentre lo colpisce con la sua macchina e conserva anche il suo cadavere tenendolo nel congelatore. Dopo questo, tenne con sé il cadavere della sua amica e quell'uomo e fece le foto. Pubblica quelle foto sui social media, si dà il nome di Il Signor Raffinato. Ottenne popolarità attraverso la sua nuova identità e in questo modo ha continuato a farlo. Ora Jack rivela il suo terzo omicidio. Un Jack nella sua giovinezza viene mostrato dove fa amicizia con una signora che aveva già due figli. Un giorno, Jack li porta tutti a caccia e cerca di ucciderli tutti lì. Quando uno dei figli della sua fidanzata sta scappando, gli spara con la pistola.
Il secondo figlio è testimone di tutto e Jack lo uccide. Assistendo a tutto, la fidanzata di Jack inizia a piangere rumorosamente. Jack non è soddisfatto di questo e le chiede di dare da mangiare al suo figlio morto. Dopodiché, le chiede di scegliere un numero a caso e lei risponde alla sua domanda col numero 12. Sentendo questo, Jack le dice: "Hai solo 12 minuti per scappare". Ma lei rimane incapace di fuggire e anche Jack la uccide. Porta i loro 3 cadaveri nella sua casa, li conserva nel congelatore e scatta loro foto sorridenti, così come sono. Ora passiamo al quarto omicidio di Jack. Va dalla sua amica di nome Jacqueline. C'era un odio nel rapporto di Jack e la sua amica Jacqueline. L'amica di Jack gli chiede cosa fa nella vita. Jack era così ubriaco che le disse: "Sono un serial killer. Finora ha ucciso quasi 60 persone". Poi l'amica di Jack esce dopo aver avuto paura. Va da un poliziotto e gli dice che il suo amico è un serial killer e che le ha confessato di aver ucciso 60 persone fino ad ora. Dopo ciò, Jack inizia a litigare con Jacqueline, venendo fuori. Questo poliziotto pensa: "Forse è un loro problema personale", e si allontana. Entrambi entrano di nuovo in casa e Jacqueline dice a Jack: "Sei per caso il signor raffinato?" A sto punto Jack lega anche Jacqueline e la tortura violentemente. Dopodiché la uccide. Più tardi, Jack racconta del quinto omicidio. Dove aver rapito un certo numero di persone, Jack voleva ucciderli tutti una volta, usando un colpo di pistola. Mette tutte le teste delle persone in una coda dritta e inizia a prendere di mira con la sua pistola. Intanto, uno degli uomini dice: "Il proiettile della tua pistola è piccolo e non può ucciderci in una volta". Sentendo questo, Jack non si sente a suo agio e va immediatamente a comprare un grosso proiettile da un negozio di armi vicino. Chiede di un grosso proiettile al proprietario del negozio di armi, ma il proprietario del negozio chiede un documento di Jack. Jack non ce l'aveva, gli urla contro e si allontana. Quel proprietario del negozio aveva iniziato a sospettare di Jack e informa gli agenti di polizia. Dopodiché, la polizia inizia a inseguire Jack. Ora Jack fa visita al suo amico, ma anche il suo amico si rifiuta di dargli una pallottola e lo informa che gli agenti di polizia lo stanno cercando. Jack non gli crede, così il suo amico lo trattiene e chiama la polizia. Ma Jack è stato così scaltro, distrae il suo amico in una conversazione e lo pugnala alla gola con un coltello. Di conseguenza, il suo amico muore e da lì prende un grosso proiettile. Quando un agente di polizia entra nel negozio, osserva che c'è una pistola nella mano di Jack e Jack spara contro gli agenti di polizia. Più tardi, Jack guida l'auto della polizia a casa sua. Entra in casa con in mano una pallottola di pistola e mostra quel grosso proiettile all'uomo che aveva affermato: "Non puoi ucciderci in una volta". Carica quel proiettile nella sua pistola e inizia a prendere di mira. Allo stesso tempo sente la voce di un uomo e accende le luci nella stanza. Osserva un uomo chiamato Virgilio, che abbiamo visto all'inizio del film. Virgilio può essere considerato un angelo della morte qui. Virgilio dice a Jack: "Sono qui per prendere la tua anima". Dopo queste parole, chiede a Jack di costruire una casa con tutti quei cadaveri. E Jack costruisce una specie di edificio con tutti i cadaveri. Virgilio gli chiede di entrare nella casa di questi cadaveri quando è stata completata. C'era un buco al centro di questa casa. Mentre Jack si prepara ad entrare in quel buco, la polizia arriva lì e prendono di mira Jack prima di entrare in quel buco. Ma Jack si lascia andare in quel buco dopo essere morto. L'anima di Jack rimane sveglia e Virgilio lo stava portando all'inferno. Virgilio porta Jack all'inferno dove la temperatura era alta e dove scorrevano le fiamme dell'inferno. Il ponte era un po' danneggiato dal suo centro e Jack chiede a Virgilio cosa c'è sul lato opposto del ponte. Virgilio risponde: "C'è il paradiso sul lato opposto del ponte, ma le persone come te non possono trasferirsi lì". Jack è molto spaventato. Assiste all'inferno e cerca di correre in paradiso da lì. Il film termina quando la sua mano perde l'equilibrio lungo la strada e cade nell'inferno, dove sarebbe stato punito per i suoi peccati. Spero che ti sia piaciuto il video, iscriviti per aiutarci e lascia un commento col tuo film preferito. Alla prossima, abbi cura di te.